Buongiorno a tutti ragazzi, questa mattina proveremo il kayak e lo faremo in mare. Sono le 7 del mattino, attaccheremo il mare intorno alle 8, 8, 8 e un quarto al massimo e inizieremo con un vento di all'incirca 13-14 km orari, sperando che non aumenti tanto, considerando che verso le 11, che penso saremo ancora in mare, avremo un vento intorno ai 20 km orari, dovrebbe essere diciamo, il livello più alto che incontreremo questa mattina. Un'ondina sarà intorno ai 40, massimo 50 cm, quindi tutto sommato dovrebbe essere una bella esperienza. Però ora è arrivato il tempo di cambiarci. Ecco qua. Per ora andiamo a vedere che cosa stiamo portando insieme a noi a mare. Dopodiché andremo a prendere il mio amico perché questa mattina non sarò da solo. Cappello, crema, occhiali, cerotti, corda, paracorda 2 mm, bracciale per la videocamera, frontiera per la videocamera, bastone telescopico per la telecamera, custodia per la telecamera, coltello, katana, no, questo non serve un cazzo, sacchetto di plastica, possiamo. Astuccio, telefono, altro braccio per la videocamera, zaino per contenere il tutto e ci andiamo a preparare qualcosa da mangiare. Perfetto, il tutto è stato raggruppato e let's go. Ok ragazzi, stiamo andando a recuperare il compagno. Ed ecco Fabrizio che è arrivato in bicicletta. No, in realtà non è lui. Fabrizio, sembri un bagnino, sembri. Fabrizio, per andare via, guarda, devi solo ringraziare che tu il kayak. Cos'è, riscaldamento questo? Rondine al guinzaglio! Partiremo da qua. Ragazzi, il kayak è preparato, è tutto imbragato. Thank you.
E allora ragazzi, anche questa esperienza si è conclusa. Ho appena finito di lavare e di sistemare tutta l'attrezzatura. Voglio ringraziare il mio amico di Fabrizio che ha voluto accompagnarmi per questa esperienza. Era la prima volta che utilizzavamo un kayak e voglio ringraziare anche Decathlon che ci ha dato la possibilità di affittarlo anche per un solo giorno. Problemi in mare non ne abbiamo avuti. Per fortuna il tempo ci ha accompagnato, tranne qualche nuvolone nero che ci ha, tra virgolette, preoccupato un pochino, però l'abbiamo subito superato. L'unico problema l'abbiamo avuto quando, dopo esserci fermati, noi abbiamo pagaiato per 2 ore totali, escluso la pausa di una ventina di minuti in una conchetta di sabbia. L'unico problema l'abbiamo avuto ad uscire da questa conchetta, causa la risacca sulla vita. Tutto sommato però ce la siamo cavati bene, abbastanza bene. Detto questo, voglio salutarvi e ringraziarvi di aver visto questo video. Ci rivedremo sicuramente in un altro, o di kayak o di montagna, visto che abbiamo previsto sempre con Fabrizio di affrontare un'escursione al Pollino di un paio di giorni, in una notte in un bivacco. Tutto questo.